per arrivare poi, diciamo, da tanti problemi, tanta sofferenza, eccetera, eccetera, arrivare a Nuova Paradiso, che mi ricordo punto per punto, perché poi intanto loro ti mettono alle 2, ti devi mettere abiti da sera, metterti in fila con, non so, 300-500 limousine, che per arrivare in questo posto ci metti 4 ore e arrivi là sei già distrutto, no? Allora, siamo arrivati là, naturalmente, Peppuccia aveva problema di mettere qualche smoking perché non era abituato a metterlo, però poi, insomma, si è riusciti, insomma, a vestirlo, non so se aveva fatto di prestato lo smoking di Franco, insomma è stata una cosa molto divertente. Arriviamo lì, naturalmente, vabbè, c'era Angelo Guglielmi anche con noi quella sera, Franco, stavamo tutti insieme, Franco era molto teso, io ero molto agitata perché, insomma, avevo seguito un po' tutto, che tra l'altro mi mettevo a guardare dappertutto e vedevo questi ragazzi laterali, non so se te lo ricordi Peppuccio, tutti vestiti di smoking, però c'erano tutte le scarpe da ginnastica bianche. Allora chiedevo a Franco, che lui era tutto teso così, ma perché c'hanno le scarpe da ginnastica? No, mi dice, perché siccome va in diretta, loro, quando uno si alza per andare al bagno, subito vanno ad occupare il posto, perché non si deve vedere mai i posti vuoti. Vabbè, ma questa era tutta un'agitazione che io avevo dentro, che guardavo anche le cose che non c'entravano nulla. Comunque ho sentito anche Peppucci, la tesi, era tutto così, tutto un po'. Insomma, eravamo, poi quando arrivò il momento, cosa vuoi? Cioè, l'emozione è incredibile. Quando hanno chiamato Nuova Cena Paradiso, è la musica del Nuova Cena Paradiso. Per me le emozioni sono state come se vedessi tante stelle che brillavano, per prima brillava Franco, e poi la più grande stella che nasceva poi era quella di Peppuccio. Insomma, è stato veramente delle emozioni per me indimenticabili e irripetibili soprattutto. Quell'epoca era il cinese Theater, sì, che ti faceva la premiazione. No, non fu al Chinese Theater la nostra edizione degli Oscar, fu prima del Kodak, era una grandissima sala, il Pavillon, non me ne ricordo. Bravissimo. Ma se vuoi fare racconto la storia dello smoking, perché è bellissimo. Sì. Allora, prima di andare sul quadro della copertina. È divertente e dura poco questo episodio. Prima di andare a Los Angeles, qualche giorno prima, Cristaldi mi chiamò e mi disse: senti, ce l'hai lo smoking? Ho detto: assolutamente no. Non te lo comprare perché porta sfortuna. Affittatene uno, parla con la costumista, te ne fai affittare uno dalla sartoria, poi se vinciamo l'Oscar, poi te lo regalo io, perché spero che tu lo possa usare altre volte. Allora, questo smoking che c'è nella fotografia era uno smoking affittato da questa sartoria che aveva anche dato i costumi per il film. Però ci fu un equivoco, non mi vuoi me ne dietro uno che era enorme, infatti lo dice, è grandissimo, se te lo guardi. E poi, quando tornavamo da Los Angeles, Cristaldi mi regalò uno smoking che possiede ancora adesso. Poi la sartoria mi disse: se lo tenga, che le voglio, ho anche questo, ce l'ho tutto. E lo ricordo con grande gioia. Sei rimasto snello, lo puoi portare sempre. No, quello che mi ha regalato Cristaldi mi viene ancora. Questo invece mi viene ancora caro. Devi aspettare.